start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Wizardry School Escape Room. So che questo è un genere che a voi non piace tantissimo, ma a me piace molto, insomma. E come vedete dai caratteri utilizzati per questo titolo, ricorda molto Hogwarts. Che cos'è un escape room? In uscita il 14 di giugno, ahimè, causa una quantità di video e di giochi da trattare, lo vedrete dopo l'uscita del gioco, quindi il prezzo lo potrete valutare voi. Lo andiamo a vedere, lo guardiamo rapidamente, non so dirvi nulla sulla durata del gioco perché lo stiamo provando insieme, però insomma è un'esperienza interessante l'escape room in questa scuola di magia. Il preside Darthorn, devo vedermi, insomma mi servono la bacchetta e il libro degli incantesimi. La grafica non è nulla di spettacolare, però piuttosto suggestiva. I menu sono molto basilari, insomma, anche solo vedendo qua. È in italiano e questo è il nostro letto. Il nostro letto, abbiamo la possibilità di andare a vedere i forzieri degli altri, ma in realtà non abbiamo granché come interazione. Tuttavia abbiamo un documento da leggere. Ho quasi completato il mio primo corso alla scuola di magia e l'esperienza è stata fantastica. La cosa più importante per me sono stati tutti i nuovi amici che mi sono fatta. Lydia, la studentessa perfetta, che legge sempre i suoi libri, Finn ossessionato dalla collezione di clessidre magiche, e infine Nathan, un ragazzo simpatico che per qualche motivo ama rubare pozioni dalla classe. Insieme abbiamo vissuto avventure indimenticabili e saremo amici per sempre. Ecco perché proteggono il baule dove tengo il libro degli incantesimi. Henry. Ok, allora noi abbiamo, questo io l'ho già visto, carino perché abbiamo qua il reset e qua purtroppo, ahimè, il consiglio. In pratica lui parla di una tizia, beh il secondo parlava di clessidre, il terzo parlava di pozioni, la prima è perfetta ma non so che cosa voglia dire, quindi proviamo. O al contrario, quindi pozione, no, clessidre, pozioni. Diamo un'occhiata anche a come funziona il discorso degli aiuti. Qua è bloccato Lydia, Finn, Nathan. Mettiamo la clessidra qui, ok, non so con che logica ma l'abbiamo aperto e quindi recuperiamo il nostro libro degli incantesimi. Non c'è altro. Quindi tecnicamente dovremmo poter andare avanti. Prima di svegliarmi serve la bacchetta. Ok, la bacchetta dov'è? Ok. Abbiamo un altro enigma. Vediamo l'aiuto. Sblocchiamo l'aiuto giusto per vederlo. 9 uguale 9. 1 più 0 uguale 1. 1 più 2 uguale 3. 1 più 3 uguale 4. 1 più 4 uguale 5. Ok. E qua abbiamo diversi numeri. Dall'1 allo 0. Di questo, ok, l'enigma è risolvere questo, quindi il 7, ah, 2, 4, 2, 1, 1, 2, ok, 2, 2, 4, ah, 2, 4, 5, 6, 7, ok, abbiamo il 9, il 10, il 12, il 13 e il 14. E 1 più 4, 5. Perfetto, perché il doppia cifra è così. Quindi abbiamo tutti i giorni ad eccezione di 2. Vabbè, comunque 6. La logica sarebbe 6, 8. Ho cliccato per sbaglio. 6, 8, 9, 2. E 3. Ottimo. E abbiamo recuperato anche la nostra bacchetta. Ok, abbiamo la bacchetta, la possiamo vedere, insomma. Beh, possiamo andare, no? Possiamo andare a vedere cosa c'è fuori, sì. Ora devo trovare le due chiavi per uscire dalla sala comune. Dove le hanno nascoste i gemelli questa volta? Bene, abbiamo altri enigmi da risolvere. Sondaggio annuale, materie preferite degli studenti. I risultati sono i seguenti. Prima, incantesimi e magie. Seconda, magia difensiva. Terza, trasfigurazione. Quarta, creature magiche. Riteniamo che il numero di ore settimanali di queste materie non sia sufficiente, pertanto chiediamo al preside di modificarlo.
Ok, è chiaramente, chiarissimamente ispirato ad Harry Potter, ma questo lo si capiva già perché si parla già di casate, si parla di gemelli, si parla di questa che sembra essere la sala comune del dormitorio. C'è una via che sale. Bisogna trovare le due chiavi per poter lasciare la sala comune. È un escape room, quindi ovviamente bisognerà. Trollfell Dungeon. Oh, qua abbiamo un documento, ma credo non sia leggibile. Tuttavia, credo sia. Ho bisogno dell'incanto ostendo per rivelare la mappa. Spettacolo, molto carina come cosa. Qua abbiamo un altro minigioco. Non è in coop, perché io ho già giocato diversi escape room in cooperativa. Questo al momento è in solitaria. Quindi, nel senso che il gioco non sembra essere assolutissimamente male. L'ho giochicchiato un pochino, ve l'ho fatto vedere, qua abbiamo anche delle stanze segrete. Secondo me non ha senso continuare a tediarvi riguardo alla risoluzione degli enigmi perché devo mettermi lì e cercare di risolverli. Ve lo volevo far vedere perché può essere un interessante escape room se siete amanti come me di giochi di questo tipo dove dovete mettervi a ragionare. In questo caso ci sono delle carte da mettere, ma non si capisce che cosa si debba fare, quindi bisogna mettersi qui e ragionare. Gioco che vi farà sicuramente usare il cervello. Allora, a risultati vedete che qua abbiamo purtroppo questi consigli che ci danno che io mi sono bruciato. E che praticamente mi prende, diciamo, quella mappa, diciamo, degli orari da qualche parte, che dovrebbe essere qua in giro da qualche parte, e in base a quello che loro hanno messo come preferenza, dovrei impostare il numero di ore all'interno di questo forziere per cominciare a recuperare le chiavi. Vedete, è un gran peccato secondo me la presenza di quella lampadina che ci dà i suggerimenti perché non ci fa usare la testa, insomma, ci va a facilitare un pochino le cose. Tuttavia, ho avuto un suggerimento che non saprei comunque mettere in pratica perché io il tabellone con le ore non l'ho ancora trovato, però questo potrebbe incentivare la vostra voglia di mettervi a cercare varie cose ed elementi all'interno. Questo è un video comunque breve perché non è un gioco per cui si debba spendere delle ore intere, perché ovviamente so che a molti di voi non piacerà, ma ovviamente mi rivolgo a chi è rimasto qui fino alla fine. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo rompicapo, di questo puzzle game, di questa escape room. Io al momento ne ho provata una anche, eccolo qui. Finalmente l'ho trovato. Ne ho provato uno dal vivo in provincia di Lecco ed è stato veramente molto bello. Quindi mi sono divertito, eravamo in quattro, siamo comunque riusciti a finire entro 8 minuti alla scadenza dell'ora. Mi sono divertito molto ed è molto interessante e suggestiva l'escape room dal vivo. In un gioco mi piace anch'essa perché ovviamente amo i videogiochi e amo tutti quelli che sono magari meccanismi di apertura, porte, così, che ho trovato anche in realtà nell'escape room dal vivo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo a tema Harry Potter, anche se di Harry Potter non si parla perché non si parla di nessun mago in particolare, ma è una realtà parallela, ampiamente ispirata, se non praticamente copiata da quella. Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!